che cosa succederà a questa nave di ONG Aquarius che voi, mi sembra, non volete assolutamente far entrare in un porto maltese. È così? Beh, noi non abbiamo detto esattamente così, noi abbiamo detto che c'è la licenza nazionale marittima che è molto chiaro. Questo caso è stato coordinato dal centro di coordinamento di Roma con navi anche italiani e nella zona Sardegna. Il porto più vicino non è Malta, ci sono altri porti che sono più vicini. La legge internazionale è molto molto chiaro su dove devono essere sbarcati le persone che sono soccorsi in mare. Allora, noi diciamo soltanto che chi vuole operare in mare deve farlo secondo le leggi e le norme internazionali. Quella è la risposta che sta dando Malta e questa è la nostra posizione. E sono sicura che quando si calmeranno un po' le acque, scusate il riferimento, potremmo pensarci, gli attori che sono convenuti possono pensarci tranquillamente e trovare tranquillamente una soluzione. Mi scusi, che secondo la legge. Sì, ambasciatrice, però c'è stato un comunicato congiunto di Salvini e del ministro delle Infrastrutture, Toninelli, che dicono che la Guardia Costiera tutte le volte contatta Malta, ma Malta non risponde mai. In soldoni, dice, non potete sempre non rispondere. Se non rispondiamo, come possono dire nello stesso tempo che diciamo di no? O rispondiamo o diciamo di no? Anche se la risposta è no, rispondiamo. Allora già loro dicono che non rispondete. Non rispondete. Non è così. Ecco, i centri di coordinamento sono tutto quello che fanno, è logged, è registrato, e non è affatto così. Malta è molto presente, è molto responsabile, e nelle organizzazioni internazionali che hanno competenza sulla legge di mare. Ambasciatrice, lei, ambasciatrice, mi scusi se la interrompo perché tra poco ci collegheremo con la nave Aquarius. Quindi le chiedo una cosa prima di salutarla. Lei dice che io ho forzato un po' dicendo che voi non l'accogliete, ma al momento la nave si trova al largo delle coste maltesi. Le faccio la domanda, entrerà o no in un porto maltese? La decisione non è mia, però la codice di mare dice che la nave, che la legge comincia dove è cominciato il soccorso. Il soccorso non era nelle acque di competenza. Quindi abbiamo capito che non le prendete, allora, non la prendete. Praticamente lei mi sta dicendo, non la prendiamo. Non sto dicendo questo, la soluzione deve ancora essere comunicato fra i due governi. Non Perfetto. Penso che i due governi dovrebbero parlare sui social e su programmi televisivi, ci sono canali diretti, questo, la decisione sarà presa. Su questo sono d'accordo con lei, ma io spero che vi possiate sentire, visto che lei ci siamo sentiti noi due, magari potete sentirvi con i nostri ministri. La certo, ringrazio, arrivederci.